Quinto, non uccidere. Sia lodato Gesù Cristo. I comandamenti del Signore sono di diritto divino. Nessuno li può cambiare né annullare. Neppure quell'eretico che siede sul soglio Petrino o i suoi cortigiani. Dal Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2270. La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto, fin dal momento del concepimento. Dal primo istante della sua esistenza, l'essere umano deve vedersi riconosciuti i diritti della persona, tra i quali il diritto inviolabile di ogni essere innocente alla vita. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Geremia 1:5. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Salmo 139, 15. Al numero successivo, 2271, leggiamo: fin dal primo secolo la Chiesa ha dichiarato la malizia morale di ogni aborto provocato. Questo insegnamento non è mutato, rimane invariabile. L'aborto diretto, cioè voluto come un fine o come un mezzo, è gravemente contrario alla legge morale. Non uccidere il bimbo con l'aborto e non sopprimerlo dopo la nascita. Dio, padrone della vita, ha affidato agli uomini l'altissima missione di proteggere la vita. Missione che deve essere adempiuta in modo degno dell'uomo. Perciò la vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura. E l'aborto, come pure l'infanticidio, sono abominevoli delitti. Infine, al numero 2274, leggiamo: l'embrione, poiché fin dal concepimento deve essere trattato come una persona, dovrà essere difeso nella sua integrità, curato e guarito per quanto è possibile, come ogni altro essere umano. È immorale produrre embrioni umani destinati a essere sfruttati come materiale biologico disponibile. Fin qui, cari fratelli e sorelle, il Catechismo della Chiesa Cattolica. Uccidere una piccola creatura innocente
per ricavarne materiale biologico per la ricerca e la produzione dei cosiddetti vaccini anti-Covid è gravemente immorale. Al presente ci sono persone che, per amore verso Dio e verso il prossimo, tra cui questi piccoli esseri umani volontariamente abortiti, e per coerenza con la propria coscienza, stanno affrontando sacrifici, privazioni e sofferenze, proprio perché non possono accettare questo siero benefico e che sia stato prodotto con linee cellulari provenienti da feti umani abortiti. Ve ne sono altre che purtroppo campano mille giustificazioni per non ammettere la colpevolezza insita nella ricezione nel proprio corpo di tali pseudovaccini. A queste ultime oggi desidero dire: tutti siamo peccatori innanzi a Dio, chi più, chi meno. Questo solo Lui lo può giudicare. Però, per amor del cielo, noi che siamo, che diciamo di essere credenti in Cristo, crocifisso e risorto, conserviamo, se ai nostri valori cristiani abbiamo rinunciato in questa occasione per viltà e quieto vivere, conserviamo almeno, cari fratelli e sorelle, l'onestà intellettuale e l'umiltà di cuore, sì, soprattutto l'umiltà di cuore, per dire: ho peccato. Abbiamo almeno il santo coraggio di chiamare male il male e bene il bene. Altrimenti rischiamo davvero di trovarci nel numero di quei tiepidi che il Signore vomita dalla sua bocca. Dio ce ne scampi. Desidero oggi manifestare stima e sincera vicinanza in Cristo alla dottoressa Silvana De Mari, che figura tra gli oltre 90 sanitari sospesi dall'Ordine dei Medici di Torino. A lei e a ciascuno di loro va, ripeto, la mia stima per il coraggio di questa testimonianza, mentre purtroppo in questi mesi della vaccinazione di massa non pochi, anche tra i credenti in Cristo, non sono stati all'altezza di un agire retto e giusto, ma hanno deciso, per vari motivi, di piegarsi al compromesso. Il giudizio ovviamente rimane sempre di Dio e a Lui solo spetta. Tuttavia, ripeto, abbiamo almeno il coraggio di chiamare male il male e bene il bene. Umilmente e fortemente supplico Dio perché i cosiddetti dissidenti dal pensiero unico, che sono in realtà persone
amanti del bene e dell'autentica libertà, aumentino di numero e di forze. E così la luce fulgida della verità vinca su tenebre tanto fitte di menzogna e di morte. Signore, ricordati del tuo popolo. Senza di te siamo perduti. Gesù, Salvatore, vieni presto a liberarci. Così sia.